Ritorniamo in Voce delle Chiese, riprendiamo la nostra diretta e, come promesso poco fa, scendiamo, almeno con la fantasia, ecco, se non proprio fisicamente, però scendiamo in centro Italia, scendiamo in Toscana, scendiamo a Lucca, dove ci sono le nostre ospiti in collegamento audio e video, ovvero Mara Licheri e Luisa Perna. Buongiorno ad entrambe, ciao Mara, ciao Luisa, benvenute su Radio Bequit. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, vi abbiamo invitate, Mara e Luisa, perché siete due delle persone che si occupano di portare avanti un progetto che vede coinvolta la Chiesa Valdese di Lucca ed è il progetto dello sportello di ascolto. Siete agli inizi, nel senso che è stato attivato in questi mesi, in effetti, in questa primavera 2024, nasce come progetto di diaconia comunitaria, ha ricevuto finanziamento dall'8 per mille delle Chiese Valdesi Metodiste. Che obiettivi si pone questo servizio che offrite alla popolazione di Lucca? Quali sono un po' state le basi su cui avete gettato questa iniziativa? Allora, io inizierei dicendo che, insomma, siamo partiti dall'idea, insomma, di voler fare qualcosa di concreto, no? Cioè di mettere in pratica la fede in modo più concreto per aiutare il prossimo. Ci siamo guardati un po' intorno. Lucca comunque è una città che offre tanto, nel senso che i servizi, ad esempio, come le mense, i pacchi alimentari sono presenti e soddisfano, diciamo, la richiesta, così come anche le docce, insomma, i dormitori, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che poi abbiamo cercato di focalizzarci, visto che comunque anche, come dicevi, siamo... ci è arrivato un finanziamento tramite l'8 per 1000, però dovendo appunto mettere una somma di inizio da parte della Chiesa, abbiamo iniziato con una piccola somma per cercare di, insomma, di capire poi se c'è bisogno di più, se c'è bisogno di meno, e per non iniziare, insomma, essendo il primo progetto che facciamo, con una cifra che magari poi non sarebbe stata utilizzata. Quindi abbiamo deciso poi di focalizzarci su quello che pensavamo che mancasse, poi abbiamo, insomma, dalle ricerche abbiamo capito essere un aiuto più sul lato sanitario. Non so se vuoi. Sì, abbiamo deciso di focalizzarci appunto su queste richieste, come ad esempio medicine oppure delle visite specialistiche, e cerchiamo di dare questo aiuto, ecco. Infatti siamo convenzionati con una farmacia qui di Lucca, della nostra zona, e con un'associazione che effettua visite, pagando veramente un ticket molto irrisorio, delle visite specialistiche proprio su quasi tutti, insomma, via, quasi tutte le visite possibili le fanno, ecco, diciamo così. E poi comunque la cosa su cui noi volontari ci siamo focalizzati, abbiamo deciso fin da subito, era il fatto che noi sì, volevamo dare un aiuto economico, no, a queste persone che vengono a chiederci aiuto, ma volevamo anche cercare di trasmettergli una specie anche di aiuto e di sostegno proprio personale, e di dargli un piccolo conforto, ecco, diciamo così. Prepariamo il tè, abbiamo preparato dei succhi di frutta, degli yogurt, insomma una specie di porto sicuro, ecco, dove, certo, possono venire in tranquillità. Sì, un'accoglienza, diciamo, che non è solo prendersi cura e carico dell'aspetto sanitario, che è fondamentale, però insomma anche un'accoglienza che faccia sentire la persona dignitosamente accolta, ecco, in modo proprio anche attento alle proprie esigenze, ecco, non un servizio che viene dato e basta, ma anche una relazione, no, che si instaura poi con le persone. Esatto. E insomma, siete agli inizi, come sta andando? Scusami, ti ho interrotta, poi aggiungi quello che volevi dire. Come sta andando? Appunto, siete agli inizi, gli esordi di questo sportello, ma come vi sembra che sia percepito? Insomma, come sono andati questi primi mesi di, ovviamente, rodaggio? Perché ovviamente, come sempre, quando un progetto parte ci vuole un po' prima che prenda il via. Sì, per ora sono venuti pochi ospiti, sinceramente, perché comunque dobbiamo anche un po' entrare, cioè anche le persone qua di Lucca devono conoscerci come realtà,
e anche appunto come servizio. Come diceva Mara, qua c'è una grossa rete Caritas che aiuta molto le persone, quindi noi abbiamo contatti con una Caritas proprio qui vicina a noi, e tra l'altro abbiamo fatto con loro degli incontri dove ci hanno mostrato loro come lavorano. Noi siamo andati da loro, abbiamo chiesto un po' anche dei consigli, delle strategie, no? Abbiamo visto come lavorano, e quindi speriamo che anche questo passaparola piano piano prenda sempre più piede e di aiutare sempre più persone possibile, ecco. Certo. Mara, cosa volevi dire prima, scusa, quando ti ho interrotta? Figurati. No, volevo dire che appunto nell'accoglienza abbiamo anche diciamo costruito una piccola libreria. Ci saranno dei libri a disposizione per, insomma, per lo scambio, e abbiamo insomma il progetto, stiamo vedendo bene come farlo, di creare anche un'area per i bambini se qualcuno insomma venisse accompagnato dai figli, in modo che comunque i bambini possano giocare, possano aspettare e possano insomma gli adulti parlare magari di dei problemi più seri, ecco. Vi aspettate, vi siete fatte, non lo so, un'idea voi insieme al vostro gruppo di lavoro, immagino non siete solo proprio voi due basta nella Chiesa Valdese, però vi siete fatte un'idea di chi potrebbe fruire di questo servizio, magari persone più legate ai flussi migratori piuttosto che no, insomma avete un'idea oppure vedrete insomma cosa accadrà? Ah, allora, io penso che sì, principalmente legate ai flussi migratori, però ecco, insomma, ci sono, cioè purtroppo negli anni la povertà si è diffusa molto, no? Quindi anche dopo il Covid, quindi probabilmente a livello, le visite costano anche molto, se sono visite, certo, specialistiche, farmaci pure, quindi probabilmente anche chi magari non ha necessità a livello di bisogno primario, cibo e casa, magari invece a livello sanitario può comunque avere una difficoltà. Quindi certo, probabilmente nel momento in cui gira il passaparola avremo più richieste di quelle che ci aspettiamo, ecco. Certo, e sì, sono appunto dei servizi che devono essere conosciuti, bisogna instaurare anche un rapporto di fiducia con le persone che magari si recano, quindi sono dei percorsi non immediati, certamente. Non ci resta che augurarvi in bocca al lupo. Adesso voi siete aperti quando? In che giorni? Durante l'estate manterrete l'apertura? Noi apriamo il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, abbiamo questi due turni e dalle 5 alle 7, sì, qua nei locali della nostra chiesa. E per l'estate forse chiuderemo agosto, ma non abbiamo ancora parlato, comunque vedremo. Se ci fossero delle esigenze, comunque no, non chiuderemo, okay, sicuramente. Allora magari ci riaggiorneremo poi nel prossimo autunno, così insomma a progetto già un po' più avviato vedremo come sta andando, ci racconterete come sta andando, e in ogni caso complimenti per l'iniziativa, perché al di là di tutto, al di là insomma del fatto che debba essere magari più conosciuta e debba radicarsi un po' anche nelle coscienze delle persone, però è sicuramente una, oltre che un bel progetto valido, ma è anche un servizio utilissimo che offrite come Chiesa Valdese, come persone al territorio. Quindi in bocca al lupo per lo sportello di ascolto della Chiesa Valdese di Lucca. Buon lavoro a voi due, Mara e Luisa, e a tutto il gruppo di lavoro che lo sta seguendo. A presto. Grazie mille, grazie della disponibilità. Ciao, grazie.